Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Buon pomeriggio e benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta. Oggi, essendo venerdì, come ormai avete fatto abitudine, nella seconda parte ci occuperemo di questioni che hanno a che fare con Trieste e l'arte e continueremo a raccontare la storia di Winckelmann. La raccontiamo a puntate perché è una storia talmente complessa, talmente lunga, talmente affascinante che non la si poteva, non la si poteva raccontare in mezz'ora. Davvero grazie a Daniele Danza che ha riscoperto questo personaggio. Nella prima parte di venerdì usualmente affrontiamo argomenti che hanno a che fare con la cultura, quindi libri, teatro, cinema, tutti gli argomenti che io non conosco. Quest'oggi abbiamo ospite Massimiliano Alberti, che è l'autore di questo libro che è in libreria da un po' di tempo, per dire la verità. Il libro che si chiama La piccola Parigi, edito da Infinito Edizioni. Grazie Massimiliano per essere venuto a trovarci nei nostri studi. Per parlare innanzitutto di quello che è un romanzo. Io devo dire la verità che quando mi è arrivato il libro, uno poi si fa delle idee, no? sulle cose. Io pensavo fosse una serie di racconti, di spigolature, eccetera. In realtà siamo di fronte ad un romanzo. Siamo di fronte a un romanzo al quale ho lavorato all'incirca 2 anni, ricercando appunto anche facendo delle interviste all'interno di questa zona che si chiama Piccola Parigi e Corte Federico Vezzi di Trieste. Innanzitutto buonasera Umberto e tutti gli ascoltatori. E come ti è venuto in mente l'idea di scrivere qualche cosa ambientato in quella parte di Trieste, che è una parte di Trieste che forse pochi conoscono? Quelli magari che la conoscono non ci hanno mai messo piede, compreso il sottoscritto. Come mai proprio quella zona là? E poi spieghiamo anche dov'è, proprio per chi non la conosce. Perché è una zona all'interno della nostra città, quindi non troppo lontano dal centro, che mi aveva sempre affascinato. Si trova di fronte al centro commerciale Giulia, c'è quel piccolo archetto all'ingresso, che però in molte dicerie si dice che lì sia la Corte Federico Vezzi, ma altri la chiamano Piccola Parigi. E da quella zona là a basso fino alla collina di Scoglietto c'è questa piccola zona appunto che si chiama la Piccola Parigi, Parigi Piccolo. Parigi Piccolo, quindi io ho messo a Parigi Piccola come titolo perché era un po' più nazionale, più semplice da tradurre come concetto. E presenta delle caratteristiche, diciamo così, che possono ricordare quella parte di Parigi, adesso per dire, che sale verso Montmartre fondamentalmente. Assolutamente, ci sono delle dicerie anche che quelle case in quella zona lì specifica siano state rette nella terza occupazione francese. Poi ci sono ovviamente altre leggende che si narrano su case di dolce permanenza, addirittura conventi, quindi completamente l'opposto. ci sono poi anche, ovviamente, essendo le truppe di Napoleone che risiedevano in quella zona lì, quindi terza occupazione francese, proprio perché c'erano i ruscelli e quindi anche la strada che collegava poi l'attuale strada per Vienna con il resto d'Europa. Appunto, essendoci anche le truppe, tornando al discorso, c'era anche divertimento. Ecco perché, a parte che lo ricorda anche proprio la struttura stessa degli edifici, ma anche la vita che si era creata poi in quella zona. Ecco, per chi ha i riferimenti, adesso che ci penso, forse più che Montmartre c'è il quartiere di Parigi, mi verrà adesso non Pigalle. Sì, però anche mi ricordo adesso Bellevue, Polès può essere? Bellevue, una roba del genere. Ed è dove si svolge, magari questo potrebbe essere un riferimento per chi ha visto il film, dove si svolge Casco d'Oro, che è uno splendido film con Simon Signoret, dove appunto ci sono case basse, piccole. Quasi campagna, per dire la verità. Assolutamente. La stessa cosa vale appunto per questo nostro rione
che abbiamo nel cuore della città e che al momento è sovrastato anche da palazzi retti negli anni 50 e anni 60 e così, l'hanno un po', diciamo, oscurata, però quando si cammina per quelle viuzze si respira ancora questa atmosfera di decadenza, no? di muffa, di antico, ti sembra di essere in un'altra epoca. Però mi dicevi che, per esempio, uno potrebbe pensare anche che si tratti di, come posso dire, nella maggior parte sarà anche così, di case piccole, eccetera. Però anche lì si scoprono poi in realtà molto, molto grandi, insomma, no? Allora, le case sono così, nascono piccoline tutte quante, poi ognuno acquistava, le univa. Poi magari c'è un'altra diceria, la conosco perché ho intervistato le persone che erano in realtà prima case grandi, poi con la bellezza della famiglia si sono poi piano piano separate. Ma c'è anche una chiesa, o io vedo, perché io che abito da quelle parti in via Cantù, delle volte passando, mi sembra di vedere una specie di guglia. Forse magari sarà qualcosa anche all'interno dell'ex OPP, probabilmente. Ah, sì. Perché questo sicuramente può esserci, che comunque confina. Quella è la zona, sì, quindi probabilmente è quello. Il romanzo, allora, di che cosa racconta? Questo romanzo parla della crescita, ho messo parecchie cose all'interno. Adesso ve la spiego, cerco di fare un discorso un po' più tecnico, ovvero narra di tre ragazzi giovani che crescono in questo ambiente, appunto, della piccola Parigi e in quel rione. Ovviamente ci sono delle difficoltà un po' per il rione e la sua decadenza, un po' per le condizioni economiche, un po' perché ho messo uno dei personaggi che vive con la mamma, quindi senza il babbo, quindi i primi divorzi, le prime separazioni, quindi siamo ambientati negli anni 80-90, ecco che c'è proprio questa parte di realtà umana, mentre un altro abita e vive con la nonna, affronta purtroppo delle compagnie che sono diverse rispetto agli altri, c'è questa voglia di crescita, questa Italia ancora in crescita che ti permetteva di trovare un posto di lavoro studiando, insomma, facendo quella che è la carriera, oppure finire in qualche altro giro per poi, adesso non racconto un po' la trama, ma per cambiare, insomma, quelli che sono i loro percorsi di vita. All'interno di questo ho messo anche un po' la storia del manicomio, perché ci sono delle escursioni che questi ragazzi vanno a fare nell'ex OPP, quindi si parla un po' del Gebasaglia, cerco, insomma, di spiegare quello che era il contesto vicino alla piccola Parigi. E quindi, perché quello è, poi, tra l'altro, quello sarebbe... È. Ovviamente non manca la storia d'amore, c'è sempre l'amore, il rifiuto e poi invece l'amore vero. Però il racconto, sotto certi aspetti, adesso non per rimediare ad un mio errore di interpretazione, però il racconto procede anche attraverso bozzetti, no? Nel senso che è raccontato anche il luogo, per cui anche probabilmente personaggi ravvisabili, riconoscibili, realmente esistiti nel luogo, quindi c'è anche, lì si svolge, quindi per forza di cose debbono esserci anche degli accenni all'ambiente. Ho fatto un po' un pinzimonio di questo e quindi ho messo un po' dei pinzimonio, questo pinzimonio, ho messo dei racconti veri che devo tenere ovviamente anonimi, qui sono chi che me li ha raccontati, ma va benissimo, è storia, quindi storia vera, lo dico nei ringraziamenti. E ci sono proprio dei racconti che, un po' messo anche di mio, perché essendo un libro scritto in prima persona dall'inizio alla fine, ovviamente nascondo qualcosina, ecco, anche di mio fra le righe. Questo mi incuriosisce molto, nel senso che partiamo dal fatto che io non ho mai sentito l'esigenza di scrivere niente, quindi molti amici miei, ma io dice qualcosa, ho scritto, io invece niente, perché... Che cosa spinge, per esempio, a usare la prima persona piuttosto che la terza persona? Perché poi non è nemmeno, come dire, non è
non è un'esclusiva, no? Nel senso, sono autori che in un libro scrivono in prima persona, la volta dopo scrivono in terza persona, eccetera. Quindi non... Però che cosa? C'è un'immedesimazione maggiore? Oppure nel caso contrario un distacco da quello che si racconta, non c'entra assolutamente niente? Che cosa... Beh, è interessante, innanzitutto una tecnica, prima o terza persona, questo per capire anche che tipologia e quale storia, come vuoi raccontare il tuo romanzo, come lo vuoi sviluppare. Scrivere in prima persona sei coinvolto proprio perché uno immedesima lo scrittore con il personaggio, ed è ovvio, quindi l'io narrante. Ci sono dei capolavori scritti in terza persona dove si nascondono, come ad esempio il ritratto di Dorian Gray, che lui nascondeva la sua omosessualità con determinati personaggi, quindi era anche un modo per poter esprimere qualcosa, ma non direttamente. La prima persona dicono che sia, che poi non è assolutamente vero dal mio punto di vista, più facile, ma in realtà complicata, perché devi trasportare il lettore dall'inizio alla fine sempre con un io narrante. C'è un grande capolavoro, ad esempio, che è il grande Gatsby, che ha fatto il film anche con Leonardo DiCaprio, il libro di Fitzgerald. Sì. È in prima persona raccontato dal Fitzgerald. Dall'amico, insomma, no? Dall'amico, esattamente. Di Gatsby. Quindi sono entrambi due capolavori che hanno un approccio diverso con quello che è il lettore, sono anche questioni di gusti. È vero, è però che quando si racconta appunto in prima persona, il protagonista deve essere sempre presente. Il protagonista deve essere sempre presente. Quello è il... Devi stare molto attento perché non puoi nascondere certe cose, oppure non raccontare quando tu non ci sei cosa ha fatto l'altro, oppure raccontarlo del passato. È un po'... Non deve essere... Poi sai, no? Non so se noi giallisti c'è il... come si chiama? L'assassinio di Roger Ackroyd di Agatha Christie, sì. Non so se tu l'hai letto, no, se l'avessi letto, e lì c'è l'utilizzo della prima persona del diario, e alla fine la Christie ti prende in giro in una maniera... Ah, ed è strepitoso. Strepitosa, e poi non paga di averti preso in giro per 180 pagine, quelle che sono, nelle ultime due pagine ti dice anche, guarda che il mio racconto è stato assolutamente lineare, e se tu stavi attento, lettore, in quel preciso momento potevi capire, quindi doppiamente uno viene preso in giro. Una volta che si imbrocca, diciamo così, questa strada, non è semplice. Non è semplice, ovviamente Agatha Christie avrà messo anche una tecnica importante sviluppata nel corso degli anni. Tornando al discorso di prima, che dicevi appunto che non sei mai stato invogliato a provare a mettere nero su bianco, io ad esempio lo ritengo, lo ripeto sempre, lo trovo una serotonina naturale ed è bellissimo. Quando feci i primi corsi di scrittura a Milano con la Laura Lepri, che è uno dei centri più importanti, ricordo che disse attenzione che qui non è una sala per psicologi, nel senso che non è che verremo qua a analizzare voi e avete una storia da raccontare, perché tutti hanno una storia da raccontare, sì. Quindi dovete nasconderla tra le righe e cercare di utilizzare quella che è la vostra tecnica, quindi piano piano si affina un po' anche il modo per capire cosa cerca un lettore e cosa poi puoi anche nascondere, perché ti tutto quello che scrivi... Certo, Armando. Ah, grazie. È venuto in sovrimpressione, l'ho colto. Caro saluto Armando. Allora, c'è un dato adesso che ti riguarda, adesso vorrei fare quelli che parlano bene direbbero o ti chiederebbero se essere stato nipote di Tristano Alberti ti ha aiutato nell'abbozzo dei personaggi. Diciamo che tristemente parlando non ho mai conosciuto mio nonno, perché io sono nato nel 79 e lui è venuto a mancare nel 76. Tuttavia ho respirato molto quelle che sono le sue opere, questo sì. Quindi ho visto il San Giusto d'Oro, che è un sogno, perché chissà se un domani riesco a riportarlo in casa, ovviamente. Sarebbe un sogno. Ma sei iscritto all'Ordine dei Giornalisti? No. Allora puoi vincere. Allora non posso vincerlo. Perché chi è iscritto all'Ordine dei Giornalisti non può vincerlo. Tornando al discorso, ho respirato appunto i suoi bozzetti, tutta quella che è l'atmosfera e il caos che vive un artista.
Però diciamo che ho anche nel cassetto qualcosa in futuro, forse sulla storia di Tristano Alberti, però prima fino altre mie tecniche, poi. Ok, allora nella copertina, peraltro è anche una bellissima copertina, devo dire la verità, non so chi sia il grafico che l'ha realizzata, ma anche molto bella. Oh, nella copertina c'è anche un altro elemento che molto ha a che fare anche iconograficamente con una certa Parigi, la Parigi di Pigalle, eccetera, che è questo gatto nero che sta sopra questo tetto. Il gatto non è una presenza a caso, insomma, né è solo un riferimento iconografico, perché si parla anche di, ci sono anche dei gatti nella storia, e poi c'è una cosa anche che riguarda poi i gatti. Assolutamente. Racconto un po' quella la romanticità anche di questo libro. Ero molto amico, lo sono tuttora, solo che purtroppo lui non c'è più da poco tempo. Parliamo di Giorgio Colciani, che è il fondatore del Gattile Trieste e della prima Osi felina in Italia. Ricordo che nel 2017 mi recai al Gattile di Trieste per prendere una gattina meravigliosa, appunto, di colore, tra l'altro nero come la copertina. E così sono entrato in rapporto con Giorgio Colciani, proprio per chiedere come ci si comporta verso questi felini, cioè qual è l'educazione per mantenere in casa questi compagni. Lui mi spiegò appunto quanto era importante la sterilizzazione, tutte queste cose che poi tratto anche nel libro per una specie di educazione animale, però è sempre messo in una maniera molto minimal, ma in ogni capitolo c'è questo fil rouge, come ha scritto Giorgio Colciani, mi ha lasciato sull'ultimo scritto, quindi la postfazione, che appunto i gatti appaiono in ogni capitolo sino alla conclusione, diciamo, di quello che può essere il romanzo stesso. Ma detto ciò, anche interessante è che con lui leggeva le mie bozze, proprio per correggere alcuni punti di vista su quello che può essere l'educazione da trarre e da insegnare poi alle persone per i felini. E purtroppo ha letto tutti i capitoli tranne l'ultimo. Ah, quindi non ha l'ultimo capitolo, non ha letto l'ultimo capitolo. E non so se l'hai detto, ma parte dei diritti andranno poi al Gattile. Assolutamente, parte dei diritti. L'avevo concordato proprio con Giorgio. Questa è una cosa, una bella iniziativa per fare cultura, ma anche una forma di solidarietà. Anche perché poi mi sono innamorato talmente tanto di questo ambiente, delle persone che lavorano all'interno di queste strutture e del bene che hanno fatto per questi gatti. Perché ci ricordiamo anni 80, anni 90, li trovavamo in strada, in condizioni anche poveri, veramente precarie. Quindi il fatto della sterilizzazione, di chiudere in questi bei centri e poi distribuirli a quelle che possono essere, insomma, delle famiglie che accolgono questi felini amici di sempre, di vita, di scrittori, di attori, di artisti. Chi ha in mano adesso le gattine? Il presidente è Jesus, che è il suo... Il veterinario? Il veterinario, esattamente. È venuto anche... Persona squisita, tra l'altro. Come? Persona squisita, sì, poi in realtà chi fa le veci è la Carmen, che era sempre il braccio destro. È venuto un paio di volte anche il nostro ospite. Oh, poi c'è un'altra cosa che questa è assolutamente, bisogna assolutamente raccontarla. La prefazione del libro, sorrido, ma lui sa perché sorrido, la prefazione del libro è di Brigitte Bardot. Ora, come siete arrivati a... perché tra l'altro lei... si è ritirata dal cinema, per dire la verità, non si è ritirata poi dalla vita pubblica, magari adesso sì, però fino a qualche tempo fa faceva sentire la sua voce soprattutto in difesa degli animali, dei diritti degli animali, eccetera. Tra l'altro mi piace ricordare, con una punta di fastidio, se devo dire la verità, un nostro collega che non c'è più, che si chiamava Francesco Moretti, che lavorava per Tele4 quando avevamo una redazione anche a Gorizia, e lui andò a intervistare Brigitte Bardot, che nel 2000 venne a Gradisca per tenere una conferenza stampa, adesso non mi ricordo
qual era l'argomento specifico della conferenza stampa, però riguardava comunque qualcosa che aveva a che fare con gli animali. Io avevo un turno di lavoro molto particolare, per cui non sono potuto andare io a intervistare Brigitte Bardot, è andato questo collega che non c'è più e che tutte le volte che poi ci vedevamo dicevo sì, però dite che ha intervistato Brigitte Bardot e mi no, e quindi ed ero sempre io, non diceva mai lui mi dico intervistare Brigitte Bardot e no. No, c'è sempre un po' di fastidio eccetera, però come l'avete trovata? Beh, diciamo innanzitutto che mia moglie mi ha detto che se Brigitte Bardot avesse avuto 30 anni in meno probabilmente mi troverei con le valigie. Non te l'avrebbe fatta cercare, no? Probabilmente. Cara, 86 anni in realtà, e Brigitte Bardot, che ovviamente sono quelle quattro icone, diciamo, sì, del cinema, o donne per antonomasia che noi ricordiamo. Ovviamente nel mondo dello spettacolo, invece, ci sono tantissime altre donne altrettanto importanti. Però è un dato di fatto. Ci sono. Ma io posso dire una cosa, scusa, ti trovo. Ma ci mancherebbe. Io adesso, anche se appunto anziana, anche se io la trovo una donna bellissima, perché farsi vedere invecchiata con le rughe, con i capelli bianchi, un po' malandata, eccetera, perché so che ha problemi anche con l'anca, eccetera. Io trovo che sia un atto di coraggio straordinario. E la trovo molto più bella di qualche insipida attriciaccia che invece passa per tipo la Kidman, diciamo che è passata non è andata da carrozziere come tante altre, originale. La trovo veramente, come io trovo bellissima per esempio, e poi proprio Simone Signoret, che anche da vecchia, io la trovo assolutamente straordinaria, proprio per il coraggio di farsi vedere così come si è la mattina quando si sveglia, ecco. Ma adesso no, ma ci sta. Poi diciamo che le donne belle rimangono sempre, sì. Cambia, magari diventa più fascino, lei il fascino non l'ha perso, soprattutto per le lotte che ha fatto in difesa degli animali, che è stata una delle prime nel 70, quindi lasciare la scena del... Lei ha lasciato il cinema nel 73, quindi sono quasi 50 anni che non fa più film, eppure rimane un'icona come se un suo film fosse uscito ieri. Sono quelle cose. Insomma, come l'avete trovata? Arriviamo al punto scottante, Brigitte Bardot, la nostra Bibi. Ovviamente dicevamo che c'era questo fil rouge sempre degli animali, che però io al momento non ho preso in considerazione. C'è un mio caro conoscente che legge le bozze, che è anche console della Repubblica di Malta, che si chiama Alberto Panizzoli, e un giorno ricevo questa telefonata da lui, mi fa: guarda, bellissime le bozze, però perché non provi a chiedere una prefazione a Brigitte Bardot? Ma io rispondo: figurati, come telefonare, faccio prima, non lo so, cioè impossibile, ho detto. Invece abbiamo tradotto alcune parti, preparato il programma con una professoressa che ho conosciuto per altre attività lavorative di Parigi, Patricia Ménager, e con lei abbiamo mandato questo programma al consulente letterario François Bagnou, spero di non aver sbagliato la pronuncia, e lui ci rispose tramite Brigitte Bardot con la sua firma e con la sua bella dedica, che appunto aveva accettato perché si parlava di cultura, quindi della terza occupazione francese, si ricordava la Francia, e andava in supporto agli animali, quindi al gattile con una parte dei miei diritti d'autore, andava addirittura a dare una piccola, diciamo, non lezione, ma comunque un'infarinata di quello che può essere il mondo della sterilizzazione per proteggere quelli che sono i nostri amici. Perché lei anche su questo si batte. Sì, perché sennò trovi un randagismo, trovi un caos e ovviamente non si può più convivere. Tra le cose che scrive, non è una prefazione lunghissima, diciamo anche questo, però dice: una bella città italiana che si chiama Trieste, con i suoi bei monumenti e la sua notorietà mondiale. Insomma, sentirlo, leggerlo scritto da Brigitte Bardot, insomma, è qualcosa che fa piacere. Infatti fa chissà, magari domani mettere una targa all'inizio dell'ingresso della piccola Parigi, o la parte alta o la parte bassa, può essere una cosa. Sulle cose delle targhe io metterei targhe dappertutto, però sono bellissime, no? Però scritte in un italiano comprensibile a tutti. Io ho letto delle targhe a Roma, c'è una targa su un albergo dove Ibsen scrisse, credo, La donna del mare,
Io sfido chiunque a capire, a tradurre quell'italiano in un italiano corrente e comprensibile, non si capisce assolutamente niente. posso immaginare, però fortuna in questo caso poche parole. Ma il genio di. Ma qui visse. Gli inglesi in questo sono molto più lineari di ABC, noi. Qui sì, visse XY dal al eccetera. Quanto tempo ci hai messo per scrivere? Dicevi 2 anni partendo da quando ti è venuta l'idea, più o meno, no? Diciamo che ho concluso il primo libro, che è uscito nel 2018, che l'intruso si chiama. Il 18 gennaio 2018. L'intruso si chiamava. L'invitato. L'invitato. Ma non è un problema, va benissimo. L'invitato. Che per scrivere già quel libro lì sono stato comunque 8 anni, nel senso che con corsi, paure ovviamente, perché sei insicuro, perché ti metti in gioco su tutto quanto, 360 gradi. Poi invece ho preso coraggio, diciamo, e in questi 2 anni, quindi tra il 2018 e il 2020, perché è uscito la piccola Parigi, uscita a novembre del 2020, ho fatto delle interviste, ho preso tanti dati, cercavo, ho detto ma sì, questo nome mi piace, la zona è bella, c'è tanta storia da mettere dentro. Poi però mi sono trovato a doverlo chiudere per uscire in 6 mesi, quindi l'ho chiuso in 6 mesi. La scrittura è durata 6 mesi? La scrittura è solo 6 mesi. Avevo tantissimi appunti, perché un po' di qua, un po' di là, tanto è poco? Dipende poi, sì, non dipende. È che si possa fare... Puoi stare 2 mesi su un capitolo e finire un capitolo in 2 settimane, dipende dalla testa, da come anche gira, perché non è detto che sempre tutto il libro piace allo scrittore, ovvero devi fare qualche passaggio che a volte è opportuno e vedi che poi, si fa un po' di fatica. E ricordiamo anche una cosa, insomma, che questo non è il tuo lavoro, nel senso... No, non è il mio lavoro. Quindi voglio dire, bisogna anche trovare gli spazi giusti e probabilmente rinunciare anche a qualche cosa, insomma, per... Assolutamente, domeniche, tende chiuse, gestire insomma un po' quelli che sono anche gli affetti di casa, gatta, moglie. Quindi tu praticamente, allora mettiamola così, tu scrivi nei periodi in cui io leggo? Fondamentalmente, praticamente, ma le sere, la sera, che si lamenta un po' più, diciamo, ubriaca, mentre la mattina presto, quando mi sveglio, dico ma cosa ho scritto ieri sera, così correggilo, lo cerchi di rimettere un po' sui binari. Questa ma è la mia sera, tecnica. Io leggo di sera e poi di domenica, effettivamente, nel giorno libero, leggo e vedo scritto. Tra l'altro, bisogna ricordare anche questo, io incomincerò a ricordarlo ogni volta che parlerò di libri. Ove possibile, logicamente, c'è un bel carattere e anche una bella interlinea, perché i libri devono essere letti anche venendo messi nella miglior posizione per leggerli, cioè non roba scritta in piccolo per, come dire, per guadagnare, per risparmiare sul numero di pagine, oppure con le linee troppo vicine, perché sennò veramente il piacere della lettura va a farsi benedire, cioè bisogna leggere bene, e questo, devo dire la verità, come parecchi libri di cui noi abbiamo parlato, è piacevole anche da tenere in mano e da leggere. Adesso logicamente sappiate che quando non dirò queste cose dei libri significa che il carattere è piccolo e l'interlinea è piccola. Tornando alla copertina, sì, ce la siamo studiata parecchio, perché ovviamente non... siccome ho letto parecchio su Steve Jobs, lui diceva sempre non devi anche prendere l'oggetto, deve essere bello, sì. Ci abbiamo lavorato veramente tanto, ho dato l'idea poi Enrico Denic, che lo faceva per professione con il mercatino, mi ha detto porta qua che lo lavoriamo, e così con la casa editrice, con lui e con un po' di mie idee è venuta fuori questa copertina, che devo dire la verità piace. Attira molto, piace. Io poi peraltro so che il libro va anche molto bene, perché me lo dicono anche i miei amici delle librerie, quindi insomma... Ma inaspettato, perché se posso, Umberto, pensavo all'inizio, ho detto ma spero che non si limiti a farlo leggere ai parenti, nonostante sia una distribuzione nazionale, e invece fino alla scorsa domenica eravamo 2 mesi in classifica del piccolo, quindi come libro tra i libri più venduti, e addirittura una domenica come libro più venduto in regione, ed è stato un successone, anche se adesso ho visto che c'è una libreria a Reggio Calabria
che mi ha mandato delle foto e le hanno esposto, perché si creano questi, per fortuna, focolai triestini di letteratura. Ma ripeto, poi adesso, non per dire, ma la copertina è veramente molto accattivante, ti viene voglia di prenderlo in mano e anche di leggerlo, insomma. Allora, siamo in chiusura, adesso dobbiamo arrivare alle 18.02, che è l'ora in cui ci tagliano, per cui non mi resta altro che ringraziare Massimiliano Alberti. Grazie per essere venuto a trovarci, ricordarvi, facciamo vedere ancora la piccola Parigi, e buon lavoro per il prossimo, perché ormai penso che forse sto già in mente qualche cosa. Sto già mettendo via degli appunti. Qualcosa ci hai già accennato. Allora, vi ricordo che dopo la pubblicità, come dicevo prima, noi continuiamo a raccontare la storia di Winckelmann. Noi ogni venerdì dedichiamo la seconda parte di Trieste in diretta, andiamo un po' a scoprire la Trieste artistica, e devo dire la verità, è un appuntamento che ci sta dando parecchie soddisfazioni e diventa qualcosa di molto curioso e di molto prezioso. Abbiamo già registrato oggi un'altra puntata, ma a tempo debito vi parleremo anche dell'argomento delle prossime puntate. Grazie ancora Massimiliano Alberti, rimanete con noi dopo la pubblicità per la seconda parte, credo, sì, della storia di Winckelmann.